ore sempre più drammatiche in Ucraina. La Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l'offensiva attaccando il paese da tutte le direzioni. Secondo il Pentagono, Mosca ha inviato decine di migliaia di truppe nelle ultime 24 ore. Le forze armate russe hanno inoltre rivendicato la distruzione di 6 navi da guerra ucraine nel Mar Nero, al largo dell'isola di Serpenti, già passata sotto il controllo delle truppe di Mosca, nonostante la strenua resistenza di 13 soldati ucraini che alle intimidazioni dei russi hanno risposto «fottetevi». Rivendicata da parte dei russi anche la distruzione di una diga eretta dall'Ucraina che bloccava l'approvvigionamento idrico alla Crimea, annessa alla Russia nel 2014. Secondo la Bild, il cancelliere tedesco Scholz autorizzerà a breve la fornitura di armi anticarro all'Ucraina. Berlino ha fatto anche sapere che la decisione di estromettere la Russia dal circuito dei pagamenti SWIFT sarebbe vicina. La situazione in Ucraina è drammatica, ha commentato anche il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio. Tra le vittime di questi terribili bombardamenti ci sono centinaia di civili e tra questi anche diversi bambini. In queste ore concitate il presidente Zelensky, il suo esercito e i suoi concittadini stanno mettendo in atto una vera e propria resistenza europea e tutti noi dobbiamo sentirci partecipi del loro dramma. Sulle sanzioni alla Russia, ha aggiunto Di Maio su Facebook, l'Italia è per la linea dura di fronte all'atrocità di questa guerra scatenata dal governo russo. Non può esserci nessun tentennamento.